Yo, per quelli che l'aspettavano, siamo ritornati finalmente nella anime Sengoku, anche se dalla vista pare non esserlo. Però se notate c'è un piccolo doge lì sopra. Quindi, ciao ragazze, ben ritornati in questo nuovo video. Oggi siamo nella anime Sengoku e che nazione andremo a fare? Non l'ho ancora pensata, anche perché se date un'occhiata è tutto quanto buggato, malamente. Anche qua è tutto quanto buggato. Io non capisco il perché l'abbiano fatto così male, però se andiamo nella scelta dei paesi, ecco, non è cambiato più di tanto. Ho ripiegato sull'Imperial State of Kansai perché c'è il grandissimo personaggio degli isekai Hirohito e siamo alla casa di Yamato, ma Yamato Space Battleship? Non lo so, però dai, buttiamoci subito in partita. Eccoci qua nel miasma generale, che è l'arcipelago giapponese, e abbiamo ben 26 divisioni. Come capitale abbiamo Kyoto, e chi si ricorda del Total War Shogun 2 quanto ci ho messo a conquistare quella dannatissima città? I nostri capi di stato sono Hirohito e Nagako, e di focus abbiamo un focus piccolino, e abbiamo già due scelte per iniziare: allearci con i clan o levarceli dalle scatole. Io me li voglio levare dalle scatole. Poi abbiamo il Sonno Gioio, il Fukoku Kyohei. Il mio giapponese è grandissimo e bellissimo. Con questi due andremo a scegliere la nostra, credo, politica con gli stranieri. Showa Restoration. Guarda lì quanti bonus che mi dà. Ok, ho già capito cosa andrò a fare. Quindi partiamo subito con il clan Crackdown. Perfetto, Salvini ha ricollegato tutte quante le railway. E niente, adesso attendiamo e vediamo che cosa faranno i nostri vicini, cioè il shogunato Tokugawa e il Chugoku Military Chanta. Mamma mia, il mio giapponese è superfluo. La tranquillità è durata poco nello shogunato Tokugawa, perché c'è l'Holy Order of the Knight of Amaterasu. Ah sì, quelli che shippano la dea Amaterasu. Qui invece no, sono le fortezze di Oyama, Ueshibe di Togo che si sono ribellate. Togo! E dopo esserci liberati dei clan, ora ci richiudiamo a riccio con il Sonno Joy. Abbiamo bisogno di restringere l'influenza degli stranieri nel Kansai. Ci togliamo il puppet dal British Osaka e dal Kobe Francais. Sono disposto a sacrificarmi queste due nazioni, così dopo le posso andare a conquistare io. E andiamo con il preserve The Imperial Way. Niente cambia in un sistema che funziona. Oh! Lo shogunato Tokugawa è esploso. E io ho una scelta per l'imperatore. Una war between Tamba e Wakasa. Tamba e Wakasa, va bene. Vediamo se riusciamo a conquistare Obama. Presidente Obama. Ah no. E Obama Sakai Nakamura. Quindi per l'imperatore. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Abbiamo vinto. Abbiamo conquistato Wakasa. Yes, ci siamo espansi. Ed è subito un core. Perfetto. Province Unite del Chubu. Ah, è sempre il Tokugawa che ha cambiato nome. Poi c'è il clan di Maeda, clan di Chubu e Nagoya. Va bene. Succederà ancora qualcos'altro? A parte sistemarmi il livello di depressione, che adesso è il 50%. Quindi ci stiamo curando dalla depressione. E ora la domanda delle domande: limitare il potere dell'imperatrice oppure lasciarla stare? Con questo guadagno potere politico. Con questo mi tolgo Nagako. Credo che la manterrò. Tanto di potere politico ne faccio una caterba. Nagako, non ti preoccupare, non ti toglierò dalle scatole. Megamind. È arrivato il momento di vendicarci per la guerra del Boshin. Però mi sa che prima andrò a dichiarare guerra al Chugoku, perché non mi fido di questi qua, anche perché la loro nazione è a forma di cornovaglia. E lo sanno tutti che la cornovaglia è uno scam. Quindi andiamo a conquistarli per primi. Ancora per poco e il primo conflitto è iniziato. Già ci stanno attaccando e non sfondano. Merito del fatto che sono partito già con la Land Doctrine. Non ho scelto io, ho fatto tutto il gioco. Quindi niente, vediamo adesso cosa faranno. Credo assolutamente nulla. Oppure posso attaccare adesso. E ufficialmente ho conquistato due tile. Grande avanzata. Quindi io direi che utilizzerei lei per avanzare e prendermi questa giunzione. Ok, loro mi attaccano.
mancano, mi sembra che le mie divisioni reggano. E con tutte queste divisioni, attacco totale verso Tsuyama. Prendiamoli qua perché c'hanno anche un Supply Hub. Poi credo anche preso Kurayoshi, tutte queste divisioni verranno tagliate. Quindi vai, continuate, continuate, così possiamo prendere Tottori da dietro. E qui dovrebbero tagliarli fuori. Perfetto, prima sacca di giornata completata. E ora è il momento di chiuderla. Sono ben 13 divisioni che vanno a perdere in last defense. Perché? Non si sa. Li abbiamo chiusi e abbiamo creato ben... Oh, porca vacca. Ok, diciamo che sono finiti. Proviamo un attacco. L'attacco sembra che da qualche parte funzioni, da altre no. Ah, il Kyushu ha dichiarato guerra al Chugoku. Adesso è su una guerra su due fronti. Però a me interessa arrivare ad Hiroshima. E sono capitolati. Yes, molto molto bene. Molto perfetto. E niente, adesso possiamo andare in guerra contro le province unite di Chubu. Però voglio stare attento, perché adesso abbiamo qua dei bordi pericolosi col Kyushu e con lo Shikoku. Però potrei prendermi un Corsteta o Osaka. Potrebbe starci, intanto che aspettiamo che finisca qua la guerra al nord. Porco zio, mi hanno dichiarato guerra quelli del Kyushu. Maledetti, c'ho l'esercito qua. Niente, dovete rispostarvi al sud. Quindi volate qui al sud. Anzi, attestatevi qua. Ah, ok, sta dichiarando guerra un po' a tutti. Lasciateli attaccare come al solito e poi li sweepiamo. Tipo adesso riusciamo a far qualcosa. Bene, andiamo a prendere questo porto, che è importante per l'economia e per il supply. Ora dobbiamo punire questi qua che prima erano nostri alleati e poi ci hanno stabbati. E facendo ciò, un'altra sacca è stata compiuta. Ora pro nobis, facciamo piazza pulita dei nemici, come il vero imperatore Hirohito vorrebbe. Anche se non sono cinesi o indocinesi, noi sweepiamo. Swoop, swoop, swoop. Oh, santo cielo, super implosi. Molto bene, molto bene. Mettiamo anche piede qua in Kyushu. Adesso esercito, avete un compito importantissimo. Prendervi il Kyushu. Arrivare qui a Satsuma. Oh, ma guarda un po'. Abbiamo conquistato gli USA. Sono capitolati. Yes, yes, gnammi. Molto bene. Adesso il sud è sistemato. Però potrei anche sistemarmi e prendermi anche lo stato di Shukoku. Il problema è che andrei in guerra contro il Minist Corea. Adesso devo vedere che cosa fare. E nel mentre provo a gainare la ricognizione internazionale. Sono adesso io il vero Giappone. International Recognition, ok. Ho pensato di fare questa come prima mossa. Quindi sì, andiamo contro gli alleati. Non mi dire che hanno chiamato anche le... Perché hanno chiamato gli americani? Vabbè, fa niente. Allora, vediamo se riusciamo a far qualcosa. Non ci credo. Osaka capitolata. Quasi quasi. Mi prendo un po' di patti di non aggressione. Ora, con queste 12 divisioni, buttale qua. Kobe conquistata. E il Kobe francese non esiste più. E dichiarerei guerra alle province del Chobu per poi di arrivare qua nel governo provvisorio della Repubblica del Giappone. Sì. Mi piace tanto questa idea. E andiamo in guerra contro il Chobu. Dovrebbe essere estremamente semplice, infatti. Li ho già schiantati. Arriviamo alla Toyota Brum Brum Scooteroni. Ah sì, in tutto ciò il Tohoku Ikki ha dichiarato guerra qua al sud. Quindi è una gara a chi arriverà per prima a Edo. Ebbene, lo shogunato Tokugawa è caduto e ci siamo spartiti i suoi territori tra me e Ishikawa Autonomous Region. Quindi ora abbiamo il fronte aperto per arrivare ad Edo. Edo l'abbiamo conquistata e prendiamo tutti... Madonna mia, che città importante! Ma tipo il Shinjuku l'ho già preso? Tokyo è sistemata, l'abbiamo conquistata del tutto. Nagatoro-san cerca di arrivare a Shiba. Cerchiamo di chiccare fuori gli americani. Oh! Ok! Perfetto! Il Shiba americano è capitolato. Perfetto! Perfetto! Abbiamo avuto una buona espansione. Ora possiamo provare ad fare...
questa cosa dell'unificare il Giappone del Sud. Credo che andremo in guerra contro lo Shikoku. No, si è sottomesso. Poggeronis. Ora ci tocca prenderci il clan di Maeda. Giusto? Amaterasu vuole combattere, ma non preoccuparti perché tanto ti raggiungerò molto velocemente. Tanto credo che sarà molto semplice. Adesso arriviamo anche ad Axen Niigata. E presa Kanazawa, sono capitolati. E mo facciamo fuori questi qui dell'Holy Order, Law and Order. E credo che sì, anche loro saranno molto semplici da abbattere. Mi dispiace, ma Amaterasu non vi salverà stavolta. Porca vacca, altro che non vi salverà, li sto proprio steamrollando malamente. Pace separata contro Notojima, però credo che possa non farlo più. Quindi prossimo avversario è il Tohoku. Ok, siamo pronti. E sarà anche molto semplice. Madonna mia, ma abbiamo un esercito così forte. Qui abbiamo fatto una saccoccia e arriviamo a Fukushima. Oh, la centrale nucleare adesso è nelle nostre mani. Ciò vuol dire che esploderà male. E qui sotto abbiamo fatto un'altra gigasacca che abbiamo preventivamente chiusa. E sono capitolati. Molto molto bene. Repubblica di Ezo, mi sa che ti devo giustificare manualmente. Ok, siamo pronti. Dichiariamo guerra anche a lui. E nel mentre io faccio un convoy raiding qui. Così, per essere antipatico. Riusciamo ad attaccare, magari faccio un shore bombardment e risolvo il problema. Vedi? Ah, ok, ce l'abbiamo fatta. È stato più semplice di quanto pensassi. E arriviamo subito nella loro capitale che è qua attaccata ad Hakodate. Cioè, signori, li ho lasciati con zero divisioni e sono capitolati. Oh, bravi, così. Posso unificare il Giappone, signori. Mi ha dichiarato guerra. Oneness. Ok, e mi ha dichiarato guerra gli onnessi. Bene, perché abbiamo riunito tutti quanti. Quindi adesso ci chiameremo Imperial State of Kansai invece che Giappone. Va bene, niente allora, ragazzi. Io direi che possiamo terminare qua questo video. Mi sono molto divertito a giocarla stavolta, quindi spero che vi siate divertiti e noi ci ritroviamo in un altro episodio. Ciao ragazzi, statemi bene!